Carnevale da noi è cominciato un giorno prima. Il pagliaccio di Livorno ha messo in campo una formazione ridicola, ridicola come lui, ridicola come il suo progetto tattico, come ciò che ha creato. Ha sbagliato la formazione, i suoi uomini del cazzo, perché quando si fissa con gente come Alessandro che può dare tanto al calcio, cosa cazzo può dare Alessandro? Fa un errore da asino, un errore da circoletto rosso, da uno che deve smettere di giocare a calcio, ma l'avrebbe dovuto smettere tanti anni fa, che porta l'Udinese in vantaggio e rovina tutta la partita. Ma perché rovina tutta la partita? Contro una squadra imbarazzante come l'Udinese, perché non hai schemi offensivi, perché non sai attaccare, perché nella prossima partita non avrai Bremer, che è squalificato. Perché? Perché sei lì, giochi tic tac e sai solo mettere la palla al centro, non hai gioco, non hai velocità, il pallone non circola, nessuno sa mettere un pallone al centro, nessuno sa liberare un uomo al tiro. È l'unico uomo che ha la fantasia, ha la qualità per giocare, rimane in panchina fino al 65esimo e poi viene messo quando la situazione è disperata, in un contesto tattico imbarazzante dove non si capisce cosa debba fare. Viene preferito a giocare titolare un giocatore come Chiesa, che è fuori forma, che è un giocatore che in questo momento è praticamente un calciatore inutile, che sbaglia tutto quello che può sbagliare. Una squadra messa in campo in maniera imbarazzante. Era il mio terrore che questa squadra si reggesse solo ed esclusivamente sui nervi, perché quando non hai un impianto tattico, quando non hai un impianto di gioco, quando non hai un canovaccio tattico su cui appoggiarti, l'unica cosa su cui puoi reggere sono i nervi. E quando tu perdi l'obiettivo, perché l'Inter ti ha fatto perdere l'obiettivo, praticamente poi la squadra si sgretola e la Juventus si è sgretolata. Ha voglia che noi stiamo a parlare del fatto che comunque sia, nel dubbio a noi ci vengono contro, perché è così, perché nel primo tempo Milik prende un pugno in faccia e lì non è calcio di rigore, perché l'interpretazione va che il pugno viene strisciato. Quando si tratta di noi vengono sempre strisciati, ti deve prendere pieno, un altro cambio di regolamento, se prendi un cazzotto pieno in faccia va bene, è calcio di rigore, diversamente non è calcio di rigore. Stavolta il portiere non tocca assolutamente la palla, è Milik che lo anticipa. Secondo tempo stessa cosa, un cross, il pallone tocca con la mano, il braccio è congruo, la toccano in due con la mano ed è così, gol annullato perché il pallone va fuori, però alla fine di azioni pericolose, tolto questo ragazzi, c'è quel colpo di testa di Milik al 42esimo, ma io di tiri in porta non ne ricordo più, ricordo che praticamente l'unica palla che viene data in aria a Ildiz di primo, libera al tiro Locatelli, che è un giocatore ignorante davanti alla difesa, asino in tutto quello che fa, e va a tirare tirando addirittura il pallone in fallo laterale. Quindi ragazzi, di cosa cazzo stiamo parlando? Sta succedendo quello che avevo, di cui avevo il timore. Il Milan ci è venuto a prendere, l'Inter è andata via 7 punti di vantaggio con una partita in meno. Siamo ridicoli. Abbiamo davvero toccato il fondo, non se ne può più. Questo allenatore deve essere preso a calci nel sedere e mandato via a calci nel sedere. Anche nel finale, quando prima di togliere Cambiaso trovi praticamente quel cross di Cambiaso che per poco Ildiz non riesce a mettere in rete, ma poco altro ragazzi, poco altro, una confusione tattica infinita, provi addirittura la carta Cerri, che è un giocatore che ha l'esordio assoluto in Serie A, ma non riesce a fare un cazzo di gol contro l'Udinese, che è la squadra che ha preso più gol nel finale, 14 gol nel finale con 17 punti persi, tu non riesci a farne neanche uno, tu non riesci a ribaltare vergognosamente una partita, meriti di perdere, meriti questa cosa, ed è una vergogna ragazzi, bisogna. Adesso questa stagione ha praticamente perso il senso, perché abbiamo tanti punti di vantaggio sulla quinta, però ragazzi adesso iniziano ad assottigliarsi e adesso onestamente c'è da guardarsi indietro. Lui nel finale si sbatte, fa e dice, ma ha fallito ragazzi, ha fallito. 3 anni fallimentari di un allenatore finito, arrivato al capolinea, che non ha un briciolo di idea tattica, non ha un briciolo di novità nel calcio che propone, sempre la stessa cosa, sempre compassata,
sempre senza un'idea. Una squadra che non è in grado a centrocampo di mettere un pochino di tecnica, una vergogna ragazzi, una vergogna per quanto è lenta la Juventus, per come non fa girare la palla. Abbiamo perso in casa con l'Udinese un punto tra Udinese, Empoli ed Inter, che la sconfitta con l'Inter è la migliore delle tre partite ragazzi, la migliore delle tre partite, perché pareggi 1-1 in casa con l'Udinese e stasera addirittura perdi in casa 1-1, scusatemi, in casa con l'Empoli, sono fuori di testa, non riesco neanche a parlare, e questa sera perdi addirittura in casa con una squadra ridicola come l'Udinese. Cioè ragazzi, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo rivitalizzato l'Udinese, gli abbiamo dato i punti necessari per la salvezza. Siamo vergognosi, e quello che abbiamo visto questa sera ragazzi non ha giustificazione, non può avere alcuna giustificazione. Questo allenatore deve essere preso a calci nel sedere. Purtroppo lo stile Juventus non contempla il fatto che l'allenatore possa essere esonerato, ma questo allenatore andrebbe esonerato, non deve neanche finire la stagione, va preso a calci nel sedere e mandato via.